Dal palco allestito al Kelvin Grove Park di Glasgow, Greta Thunberg ha lanciato il suo messaggio nello sciopero del clima del venerdì. È chiaro a tutti che la COP26 è un fallimento, ha detto. Un'accusa ai leader e ai potenti del mondo che, secondo la giovane attivista, usano solo belle parole, ma fatti concreti ben pochi. Una denuncia condivisa dai movimenti ecologisti a partire dagli attivisti dei Fridays for Future. Per le associazioni bisogna mettere al centro la salute dell'ambiente e dei cittadini, prendere impegno e metterli in atto, ma subito, non nel 2050. Doveva essere la COP26 più esclusiva di sempre, una conferenza storica, ha tuonato Greta, invece si sta rivelando solo un festival del business. Un evento di 2 settimane. L'altro lato di questa COP26, quello delle proteste, dei sit-in, ha come obiettivo richiamare l'attenzione dunque dei potenti e delle aziende sul fatto che il tempo sta scadendo. Ho molta paura, dice questa manifestante, perché probabilmente non vedremo questo futuro di cui tutti parlano. Io, come mio marito, spesso ci domandiamo che vita avranno i nostri figli su un pianeta del genere. C'è solo distruzione e inquinamento. È un pianeta dove i diritti delle popolazioni indigene e delle comunità locali non sono più rispettati. Pieno di contaminazione, un pianeta dove non si rispettano i diritti. 100.000 giovani attivisti hanno lanciato così il loro messaggio ai capi di governo dei paesi più potenti. La speranza è che venga intrapresa un'azione concreta e immediata contro la crisi climatica. Per le nuove generazioni il tempo delle parole è scaduto.